Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. Finalmente siamo tornati con Borderlands 3. Lo so, vi ho fatto aspettare e penare, però ragazzi io vi ho avvertito che sarebbe stato una cosa un po' diversa, perché tra una missione e l'altra bisogna andare a fare farming, andare a trovare le armi, grindare un po'. Nelle ultime settimane l'hanno anche patchato, quindi se prima ci voleva un'ora in più rispetto al solito, adesso ce ne vogliono tre. Quindi insomma ragazzi, è stato veramente veramente difficile ritagliarmi dello spazio per poter portarla avanti, e sapete che si sono un po' accavallate altre serie, altri progetti, quindi ragazzi siamo arrivati a questo. Però non volevo neanche lasciarvi appesi a poche puntate dalla fine. Quindi ragazzi, riprendiamo. Se vi siete dimenticati a che punto ci eravamo lasciati, potete trovare qui tutte le puntate. Avevamo aperto la nostra prima cripta. Abbiamo scoperto che Tyrin è in grado di assorbire i poteri dei guardiani che proteggono la cripta e diventare sempre più potente. Anche Troy ha acquistato il potere rubandolo da Amaya. E avevamo scoperto la posizione di un'altra cripta sul pianeta Eden 6. Ora devo fare una precisazione prima di lasciarvi al video. Ho fatto qualche live su Borderlands andando avanti nella storia. Ora quei video ragazzi sono completamente irrecuperabili perché non si sentiva bene. C'è il riassunto di Eden 6, tutto quello che abbiamo fatto tra la live e per arrivare qui. Quindi insomma ragazzi, è l'unico modo per continuare sta serie, ok? È questo. Scusate il ritardo, vi lascio al... Sul pianeta di Eden 6 veniamo a conoscenza che gli FDC stanno mettendo sotto scacco la famiglia Jacobs. Sì, esattamente quella Jacobs, la produttrice di armi. Simpatico che hanno ricostruito un po' il pianeta come un territorio sudista americano. Comunque gli FDC sono riusciti a prendere il potere grazie ad Aurelia, la sorella di Hammerlock, un personaggio molto conosciuto dagli amanti di Borderlands, che dovremo salvare. Quindi saremo il braccio della famiglia Jacobs e dovremo non solo salvare la situazione sul pianeta, ma anche trovare i pezzi della chiave della cripta. Sconfitta Aurelia, una volta raccolti tutti i pezzi per costruire la chiave della cripta, in realtà tutte missioni un po' noiose, si arriva a questo momento, l'incontro con il custode della cripta, che dovremo non solo sconfiggere ma anche cercare di evitare che i gemelli Calypso riescano a metterci le mani. Allora, è stato uno scontro piuttosto impari a livello di dimensioni, però devo essere sincero ragazzi, era abbastanza abbordabile, eh? Comunque una volta sconfitto ragazzi, entra in atto il piano. Ho lavorato a una tecnologia sperimentale che ci dovrebbe permettere di neutralizzare la creatura della cripta, così che i Calypso non possano assorbirla. Hai veramente ucciso la creatura della cripta! E dai! Adesso non ha più senso fare niente! Ah, che fame! Potrei... Boh, prosciugare un po' di Tink. Sono tipo gamberetti fritti, solo che urlano. Siete veramente degli stronzi, lo sapete? Non si fa così! Siamo soli, pare. Esplora pure la cripta e raccogli il bottino che ti interessa tanto. Io comincerò a studiare quanto di eridiano è contenuto qua dentro. Ah, non c'è dubbio che questa cripta sia connessa a quella che hai aperto su Prometea, oltre che a quella di Pandora, e a una quarta cripta che non conosco. Possibile che Tyrin Calypso dica la verità riguardo alla grande cripta? Una prospettiva preoccupante. Torniamo insieme sulla Sanctuary. Dobbiamo dirlo a Lilith. Voglio essere sincera con te, cacciatore. Blocco di fase dal nulla! Sconcertante. Ora, dai! Via, via, via! Tannis! Oh, sono nei guai. È andata! Oh, che bello! Quando avete ucciso la creatura ho pensato... Oh, cazzo, e adesso? Beh, adesso abbiamo un obiettivo molto più grande. Lilith, i Calypso hanno rapito Tannis. No, merda. Mi servi sulla Sanctuary, cacciatori. Adesso. Abbiamo la vostra scienziata. E se la rivolete tutta intera, potete scordarvelo. Perché siete dei mangiaculi. Culi di scherzo. Siamo noi! Si capiva! Belle maschere, no? Bonus preordine. Oh, taite le pardone! Allora, spoiler! Siamo tanto così dall'aprire la grande cripta! Abbiamo pure trovato la chiave ed è gigante! Per caricarla ci serve un sacco di iridium e questo ci porta alla telemaratona! I nostri seguaci impazziscono quando mutiliamo o ammazziamo qualcuno dei vostri, quindi abbiamo intenso un televoto! Ci crederete? La più votata è stata Scienziata Pazza! Seguito da Robottino Rompipa. Merda!
E a proposito di vittime, carnivora ha fame. Tra poco si va in onda e sarà una bomba. Tannis. Dobbiamo fare qualcosa o la uccideranno! Tannis ha rischiato tutto per impedire a Tyreen di raggiungere la creatura della cripta. Non merita di morire per il sollazzo di due psicopatici. Torniamo su Pandora. Devi salvarla, cacciatore della cripta. Ciao ragazzi, che strano essere tornati, eh? Però sono pronto a riprendere la nostra avventura. Dobbiamo andare su Pandora, quindi torniamo nel primo pianeta che sembra un po' cambiata. No, solo dei nemici un po' più distruttivi. Ecco, a proposito di distruttività. Vediamo in nostra assenza un po' come sono cambiate le cose qui, eh. Il tuo obiettivo è un avamposto che chiamiamo Roland's Rest. Bon ti aspetta lì. Ok. Torniamo un po' dal nostro amico Vaughn. Che chissà da quando l'abbiamo lasciato che cosa potrebbe aver combinato. Salve, ciao! Sono viva! Per ora. Gli studiosi di Eridiani sono come le chiavi della cripta. Ci vogliono tutti! Battute macabre a parte, hanno intenzione di torturarmi e uccidermi in diretta, quindi un salvataggio cascherebbe a fagiolo. Ho ancora qualche asso nella manica, ma temo che rivelarli non farebbe che cambiare le modalità della mia morte. Non ti preoccupare, ti aiutiamo noi, ti veniamo noi a salvare. È sbagliato strada. Gli FDC si sono dati da fare qui su Pandora. Quella è la strada per Devil's Razor, ma dovrai farti largo con la forza. Ah, distruggi il cancello col veicolo. Ma qual è il problema, ragazzi? Qual è il problema? Adesso siamo aperti. Qui non c'è nessuno però al momento. Cale il sipario, su di te. Ho chiamati. Eh no, 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 qua ragazzi stanno un po' alti, dai, no. A livello 25 ci stanno. Beh, certo, io sto al 29, quindi non è che mi preoccupo molto, però. Ehi là, quanto tempo! Bentornati! L'ultima volta che eravamo qui ho sfiumato l'aquila di fuoco e l'ho lasciata Skag spiaccicato. Vi ricordate? Purtroppo sì. E poi ho ucciso la vostra amica sirena, quella con i capelli blu. Non mi ricordo come si chiama. Forse. Ma Marta? Meg? Ah, sti cazzi, tanto è morta. E adesso abbiamo rapito la vostra amica nerd. Non potete negare che siamo bravi a rubarvi la roba. La vostra gilda dei Crimson Rutti cade da pezzi, cari miei. Andiamo a diventare dei. Ciao, stronzi. Infatti ragazzi, dobbiamo subito aiutare la nostra amica. Però in vostra assenza il gioco è stato upgradato, patchato, e il nostro Zane è diventato una bestia. Più tardi nel gioco, quando ci sarà da menare le mani, noterete che il mio Zane adesso è veramente OP. Eccolo va. Ehi, ti do il benvenuto nel mio clan, il Fronte di Liberazione Pettorale. Scherzo, forza Crimson Rider. Ti ricordi di me? Sono Vaughn. Secondo te mi dimentico il mio bandito preferito? Piacere di vederti. Sono contento di vederti. È un incubo difendere questo posto da quando Troy Calypso ha usato i suoi folli poteri per rubarci le torrette. Mi piacevano le mie torrette? Oh, giusto, la missione. Lilith dice che sei qui per salvare Tannis. Se c'entra Carnivora, non hai tempo da perdere. Carnivora? O questo Carnivora. Chiunque sia, è come se fosse già morto o morta. Non è un chi, ma un cosa. Carnivora è un enorme festival presentato da due streamer boia, Pain e Terror. Lo trovi nelle Splinterlands. Ok. Carnivora è il programma per fan dei Calypso più famoso della galassia. Pain e Terror ricevono continuamente richieste di esecuzioni nel nome dei Calypso e ovviamente di uno share sempre più alto. Io ti posso aiutare a raggiungere Carnivora. Entrare sarà un'altra storia. Cacciatore, so che non c'è bisogno di dirlo, ma non ho intenzione di perdere nessun altro. Scialla. Ma che cazzo? Non pensavo che voi altri sareste finiti nel mio cerchio. E va bene, la salverò. Cioè, tipo un festival di quelli che si fanno in mezzo ai deserti. Non so se avete visto queste cose un po' americane. Con l'avvicinarsi della mia esecuzione cresce anche l'esaltazione dei seguaci. Gridano il mio nome mentre consegnano immense quantità di iridium. Non sapevo di essere così famosa presso le masse più folche, ma non è da me che pari un complimento. Eccolo ragazzi, guardate che spettacolo. Come vi ho già detto, mi pare che quando giocammo a Watch Dogs, non so se vi ricordate, il 2, Splinterlands.
Bene, Carnivora dovrebbe essere ancora da quelle parti. È un festival itinerante che si stabilisce ovunque ci siano abbastanza dementi da riempire delle tribune. Che cazzo è quello? Sono lì da un po'. Ah, è quasi elettrico. Un segno per l'industria dei sacrifici in diretta. Non credo che avrai problemi a trovarlo. No, lo troveremo. Dicevo, ragazzi, in Watch Dogs c'era tipo il livello in cui andavamo a uno di questi cose, sti parti. Che so, un rave poi. Non muore quello? Ah. Sti rave in mezzo al deserto, tutti i fattoni ci stanno. Penso che sia più o meno quella la sinfonia che andremo a suonare. Trasformato nel mondo di Borderlands e nel mondo questi qui degli streamer, no? Eccoci, ragazzi, siamo già arrivati. Adesso dovremo fare casino qua dentro. Ma io entro dalla porta. Sì, esatto. Letteralmente. Guarda. Proprio quello. Un piccolo avvertimento. Carnivora è un evento esclusivo, dedicato esclusivamente ai seguaci più fedeli. Dovrai lasciare la tua macchina in offerta per entrare. Sottoponi a giudizio il tuo carro della parte. Solo i prescelti entreranno. Vabbè, io te lo lascio, tanto non me frega, ragazzi, lo rigeneriamo. Ma mo che ci stiamo a fare dei problemi? Eh no, che non ci facciamo dei problemi. Che figata però, ragazzi, è proprio una figata. Niente ingresso, niente gloria. No! Non potremmo scappare. Okay. A quanto pare ti servirà un'auto super figa per entrare. Oh, ideona! Ho sentito che Big Donny dell'officina ha vinto un'auto d'oro alla lotteria. Vai a rubarla. No, ma che pizza. Anche Big Donny è un seguace. Un tempo gli facevo il filo, ma non sono mai riuscita ad aggiustargli la candela. Sessualmente, dico. Ah, che schifo. No. Come ci fa manco pensare, guarda. A lei che gli aggiusta la candela. Quindi dove dobbiamo andare, ragazzi? Arco Giuda, sempre più lontani. Vabbè, rubo la cosa e torno. Parcheggiamela tutta sulla lingua. Te la metto dentro? Avvia il nastro. Dammela, sì, ancora. Sei impazzito. Vai, è tutta tua. Ma non la puoi distruggere, ma quanto è bella. Preparati ad affrontare Carnivora. L'auto d'oro ha funzionato. Io devo tornare a proteggere Roland's Rest. Tu pensa a salvare Tannis. Non si lascia indietro nessuno. Certo, ragazzi. Dobbiamo distruggere Carnivora? Addirittura? Ah, ma è come se noi veniamo offerti alla macchina. Cacciatore, Carnivora è in diretta su Econet. Il sacrificio sta per cominciare. Non fermarti finché Tannis non sarà sana e salva. Oh, stavo ammirando la complicata macchina di monte che avete messo insieme. Quanti dettagli da ammirare. Le lamiere arrugginite, le smussature irregolari, l'efficienza nel distruggere vite umane. Ora pesa queste catene, vedo bene quanta passione ci avete messo. Ah, ma che ho preso poi come? Ah, ecco perché. C'è il Fireband. Io e il mio compagno Terror siamo molto orgogliosi del nostro Spectrator 9000 e non ci capita spesso di avere qui in studio una vera appassionata di morte come te. Guarda, ti metto più vicino all'azione. Non vorrei che ti perdessi qualche dettaglio cruento. No, raga, ragazzi, mo' c'è la carneficina quella bella, Beh, senza senso. Senza senso. Tra l'altro ho le munizioni intelligenti, non le abbiamo mai sfruttate al dovere. Ora vi faccio vedere come funziona. Ah, delle iridium. Oh, dell'ottimo iridium. Finalmente posso distruggerli. Chi è che rompe le scatole? Aprimi sto coso. Dammi del goloso. Peccato che i danni da arma, ragazzi, li hanno un po' depotenziati. Questa è molto golosa. Bene, gente, siamo giunti al momento clou della serata. Il sacrificio che aspettate con tanta impazienza. Quanta roba. La scienziata eretica che ha osato scoprire. Scoprire? È strano, pare che ci siano dei problemi tecnici. Sì, sono io il problema tecnico. Cacciatore, lo streaming è saltato. Cosa sta succedendo? Non sono stato io. Ma non credo che Tannis si stia lamentando. Ci scusiamo per il disagio, signori. Siamo alle prese con un problema tecnico.
traffico. Si sarà impiccato qualcuno all'antenna. Ma grazie a Terror siamo di nuovo in diretta e mancano ancora poche esecuzioni al nostro sacrificio principale. Arrivo. Che succede? A quanto pare abbiamo un'iscrizione dell'ultimo minuto. E che iscrizione? Gentili spettatori, la lurida feccia che tutti conoscete e odiate. Un bel applauso per l'infedele. Ah, mi stavano aspettando. Io arrivo, Non mi faccio problemi qui, ragazzi. Principiante, non merita ancora un posto in prima serata. Però, che ne dici di andare in tournée? Che cazzo è? Aggiornamento! Il festival ha deciso di spostarsi. Danny, sei ancora a bordo. Devi fermarlo. What? Oh, la mia auto d'oro, tra l'altro. Ma che cacchio sta succedendo? Arrivo. Neau. Fermatelo. Forse tagliandogli la strada così, a passo leggendario. Signore, signori, è tutto quello che ci sta in mezzo. In diretta per voi il combattimento del secolo. In un angolo, l'infedele. Nell'altro, la macchina più terrificante mai concepita da menti umane. Carne. Passo finisce per mangiare la polvere. Ah. Terror! Sistemalo! Penso di aver identificato i punti deboli di questa scena. Porca miseria! È rapida, nonostante le dimensioni. Dovrai distruggerne i tubi di alimentazione. Sì, io sono un passo avanti, Danny. Ma certo! Oh, guarda la gente! Voi ladri! Se non puoi batterli, portali a fondo con te! L'ha schiacciato! Ragazzi, ho cambiato macchina perché sennò era troppo lenta. Magari potere di fuoco più basso, ma per favore, Ma questo è inaccettabile. Siamo in diretta. Mandate qualcuno a risolvere il problema. Sì, manda. Uccidi il personale. Oh! Ah, ok, l'ha fermato, dai. Meno male, ragazzi, che sono super livellato. Questi qui me li mangio a colazione. Saranno munizioni a go-go. No, armi. Succede? Perché non funziona più niente? Terror! Pensaci tu! Richiamate i tecnici! Voglio lo Sventretor 9000 acceso e pronto ad uccidere! Via! Calmate, Vein! Cacciatore? Fai in fretta? Cochon! Beh, tanto c'ho le munizioni intelligenti, ragazzi. Cioè, se la munizione intelligente, anche se sparo in alto, le munizioni vanno sempre lì. E avete visto, ragazzi, come mi riprendo la vita? I vostri genitori si vergognerebbero di voi. Però quanti so, Ce l'hai quasi fatta a rovinarci la trasmissione, ma i riflettori sono ancora su di noi. In un modo o nell'altro avremo il nostro sacrificio. Se davvero si avvicina la fine, cosa mi lascio alle spalle? Migliaia di esperimenti mai completati, milioni di reperti mai trovati e domande senza risposta. Non ho mai trovato il pianeta degli iridiani e a quanto pare non lo farò mai. Beh, c'è tempo, non ti fascia la testa prima di rompertela. Ma questi mi droppano armi troppo belle, no, questa la uso, ragazzi. Oh, degli FDC, quindi ragazzi, non si scarica mai. Però peccato. Riciclatevi. Che è successo? Terror mi ha dato una grande idea. Mentre lo Sventretor 9000 viene riparato, ci concentreremo sul cacciatore che massacra la nostra troupe. Questa sì che è grande televisione. Madonna, si sei Barbara D'Urso. Oddio, che sta a fa questo? Madonna, ragazzi, madonna. Cioè, ormai, ragazzi, sono solo danni per secondo questa build. Sta build è troppo prepotente. Un peccato, ragazzi, che magari taglierò un sacco di questi pezzi dove faccio carneficine a go-go. Però vi posso assicurare che è proprio un momento godurioso, mamma mia, quanto è bello. Ottime notizie, Fredone. I nostri spettatori ti adorano. È vero, abbiamo avuto le nostre, chiamiamole, insormontabili
discorse filosofiche, ma se c'è qualcosa che ti posso negare è che sei una vera e propria macchina assassina. I Calypso non si sbagliavano su di te. La grande... Che vado dritto, dai, raga, vado dritto. Guarda qui che stanno a creare questi col tutto il sangue, le motoseghe, le robe. Qui c'è un coso. Tu hai esaurito il carburante a tanto così da una tanica di carburante. Sto a un lavoro da professionisti, suota Cripte. È il tuo grande momento. Per un ingresso veramente trionfale ti servirà la sigla adatta. Scegliene una. Davvero sta cosa, come nel wrestling. Dai, metto questo, dai. Dai, su! Ciao, aspetta, no. Ricarichiamoci tutto, ragazzi, perché non si sa mai. Il palco, siamo arrivati, ragazzi. Boss finale. Ui, guarda la gente. Ok, vai. Pain e terror. Dolore e terrore. Oh, con la partecipazione dello Sventrator 9000. Guarda che entrata da sta. C'ha pure la maschera. Fateci sapere in chat come volete vedere morire il predone. Attenzione, i messaggi saranno moderati. Aspetta. Riscaldiamo un po' l'ambiente. In che senso, col fuoco? Sì, tre ore. Ecco un grande classico, un gigantesco coltello. Ma in che senso? Porca miseria. Occhio. Oh, raga, ma questo è difficile. Oddio. Ecco, così. Che succede? Amo fa tutto insieme, certo, chiaro. Tagliato sottile. Vabbè, dai, è lento come la cacarella. Fatele prima di fare una prossima fine. Cheat Mike Church. Ehi, un po' di casino, bastardi. Cheat Mike Church. Forza, unitevi alla mischia. Vietato tirarsi indietro. Ah, guarda, gli stanno distruggendo i pezzi. No, però questi, ragazzi, li dobbiamo far fuori. Ah, ma guarda quanti punti deboli c'ha! Ce n'ha un boato! Devo ricaricare! Eh no, non c'è più proprio munizione. Oh, per l'amor dei gemelli! Vabbè, non è difficilissimo, ragazzi! È appena passato la rotina! La rotina, no! Sì, mo passa, sì! Se mi passa in testa... tutti i pulsanti a caso! Wow! Che minchia! Qua ci sono rimasto. No, non me li uccide tutti tanti. Bravo, grande, me l'ha ucciso lui. Lì, ragazzi. C'ha la scatolina dell'elettricità. Mostragli il loro premio. Oddio, gli sono passato in mezzo. Grande giocata. Ciao, tanto bella starmo, guarda che bella. Come gli facevo male con l'elettricità. L'avevo pure detto, avevo detto è una macchina. Infatti. Faccio sempre quello che dico, Cheat Mike Church. Cacciatore, distrugge quel nucleo, fidati. Non è finita qui, Terror attacca con il nucleo dell'Eridium. Come? Instabile. Chi se ne frega, fallo e basta. Fallo qua dal mio amico, vai. Concentrati sul mio amichetto. No, senza munizioni, Mike. Ah, beh, certo. Facilissimo. Guarda quanto è Iridium. E mo lei diventa potentissima, perché le sirene con l'Iridium diventano bestiali. E infatti Tannis sirentologa.
Oh oh, e mo se li scopa. O li ammazzo io? Ah, li devo proprio uccidere. Ah. Ehi. Signore. Che schifenzia. Oh, tu, almeno tu. E anche questa è andata. Avrai un sacco di domande. Posso spiegarti tutto? Sì, ma sì, però non mi hai dato niente da che. Questa è la prima domanda. Perché tutto questo pattume? Forza, di quello che stai pensando. Le ali. Quindi non sei solo un po' stramba, sei una sirena. Sì, è per questo che riesco a parlare nella tua testa e caricare le chiavi della cripta. In particolare i miei poteri mi permettono di manipolare tutto ciò che fa uso di elettricità. Si chiama cambio di fase. Figo. E diciamo che è un regalo del mio angelo custode. Avrei preferito che rimanesse un segreto, ma poi è arrivata quella macchina assassina e ha mandato tutto all'aria. E così ora lo sa tutta la galassia. Beh, ora sono una star. Ci vediamo sulla Sanctuary, cacciatore. E grazie di avermi salvata. Lilith vuole vederti sul ponte, Recluta. Magari penserai di essere un pezzo grosso ora che hai salvato Tannis. Ma ricordati che ti sono ancora superiore in grado e che so dove darmi. Scherzo, non scherzo. Sul ponte. Ma Claptrap, ma chi te se fila? Ehi, hey, killer. Grazie di aver salvato Tannis. Sono fortunata, sai. Qualsiasi cosa succeda, posso sempre contare su di te. Certo, volevo dirtelo, niente. Ma le sirene sono prede molto ricercate ultimamente. Dobbiamo pensare all'altro problema. Anche se il cacciatore ha interrotto la loro telemaratona, i Calypso avevano già raccolto immense quantità di Iridium. Hanno intenzione di usarlo in qualche modo, magari per aprire la grande cripta. La grande cripta quindi non è un cumulo fumante di stronzate. Esiste davvero? Sì, sono col cacciatore della cripta. Come? Mi limito ad andare dove mi portano gli indizi. Lilith, se la grande cripta esiste davvero, deve contenere una creatura di incredibile potere. I Calypso sono già dei mostri. Non voglio nemmeno sapere cosa farebbero con un simile potere. Quando mi hanno catturata, mi hanno portata in una fortezza dove stavano raccogliendo tutto il loro Iridium. Qualsiasi cosa vogliano farci, succederà lì. Ed è lì che colpiremo. Vai a trovare Von a Roland's Rest, killer. Digli di radunare i Rider. Comincia l'ultimo atto. Oh, oh. Fai da! Oh, 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 ragazzi. L'ultimo atto. Raduniamo tutte le truppe pronti per impedire. Oppure aprirlo noi. Non lo so, io ragazzi vorrei aprirla. Voglio sapere chi c'è dentro la grande cripta. Però dobbiamo sicuramente impedire ai, insomma, agli FDC di riuscire a mettere le mani su quello che c'è dentro la cripta. Quindi vorrebbe dire farli diventare con un'aura potentissima. Cacciatore, eccoti finalmente! Aiutaci, ci attaccano! Strano. Chi l'avrebbe mai detto? Porca miseria, che brutto questo che è diventato. È strabiliante. Diciamo che non ho proprio le armi giuste, eh. Era quello che volevi, no? Ti va di fare quel. Io sono Groot. Appena in tempo, cacciatore. Stavo facendo testamento. Ah, ti piacerebbe. E ora la distruzione definitiva dei Crimson Rider. Tyrene, manda Bryden. Io ti nomino razziatore di Roland's Rest. Ma chi è chi è questo Bryden? Guarda come li ha mandati, mannaggia i poteri. Eccolo il consacrato. Futuro dio che te lo ordina. Porca miseria. Cosa caspita? Occhio! È potenziato! Come tutti i predoni! No, no. Ok. Così ragazzi, posso pure sbagliarmi. Però vabbè, ma allora. Cioè, Bryden. A chiaro. Vabbè, non è stato difficilissimo. È stato terrificante. Porca miseria. Roland's Rest è sicura. Fa bene una vittoria ogni tanto. Sì, ogni tanto sì. Ehi, facciamo due chiacchiere? No. Ehi, quindi stiamo per attaccare la fortezza dei Calypso? Era ora.
ci sto! Non sarò mai più il giocattolo di quei due! Faida! Va bene, assaltiamo le difese, va. È il nostro momento! La fortezza dei Calypso ci attende! Quei due pagheranno per aver osato mettersi contro i Crimson Rider! Non so se ho preso il mezzo giusto perché questo... Crimson Rider! La battaglia vi aspetta! È veloce sì, ma... Alla cattedrale! Avanti, armata Crimson! Verso la vittoria! Adios, Crimson merde! Ritirata! Tornate a Roland's Rest! Ma no, ma già! Via, 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 via! Fuggite presto! Ma perché? Che è successo? Ci ricacciano! Ci respingono! Finché quelle torrette saranno attive, non raggiungeremo mai la fortezza. Potrei riuscire a fermarle usando il cambio di fase, ma un compito così gravoso richiede il mio amplificatore di Iridium. Lo tengo in un laboratorio segreto sotto una vecchia miniera d'Al. Von sa dov'è. Peggio di così non poteva andare. Ma sei ancora tra noi, quindi non tutto è perduto. Comunque, ti suonerà strano, ma un fantasma nella mia testa mi ha detto che avrai bisogno di aiuto per entrare nella miniera d'Al. Ci sto, dammi un secondo. Cardio per sempre! La strada è sbarrata, Tannis. Beh, da lì non riuscirai a entrare. Spero non ti dispiaccia fare due passi. Ce li hai, gli zoccoli? In realtà la maggior parte delle persone per me sono un'inutile accozzaglia di forme e colori. Quando i poteri si sono manifestati per la prima volta, è stato come se l'elettricità di un'intera città mi pulsasse nelle vene. Mi sono appoggiata a una lavatrice per non cadere ed è esplosa. Settimane a raccogliere calzini sbagliati. Ho capito subito che tali abilità erano al di fuori del mio controllo. Avevo bisogno di un posto in cui l'unica vittima di un mio potenziale errore sarei stata io. Non si passa neanche da qui. Toccherà come al solito a me guidarti passo passo fino all'obiettivo. Ora, cacciatore, ci sei quasi. L'ingresso è in fondo al corridoio. Madonna ragazzi, sta missione è stata una palla assurda, cioè solo ammazza ammazza, solo spara spara. Che vabbè, è Borderlands, però insomma andiamo un po' più veloci. Eccolo lì, il mio amplificatore di Iridium. Dobbiamo riportarlo a Roland's Rest. Scollega quelle connessioni e preparalo per il trasporto. Sì, ma qui... Oh, mannaggia ragazzi, mi torno da roba. Per la cronaca, non ho mai lasciato entrare nessuno in questo laboratorio. Per te farò un'eccezione, solo per questa volta. Ok, io me lo prendo ragazzi, non so se lo userò, però me lo prendo. Che altro me li rivendo, sto a fare un sacco di soldi vendendomi le armi. Easy. Ah no, ci stanno ancora un altro punto. Non cantare vittoria prima del dovuto Mike. Lo ha imparato. Eccellente! Ora devi abbassare l'amplificatore. Ti basta attivare uno di quegli interruttori. Ben fatto! Capisco perché Lilith si affidi sempre a te per... beh, tutto. Possiamo procedere a installare l'amplificatore a Roland's Rest. Ho dato istruzioni a quell'uomo statuario, Von, di aiutarti nel trasporto. Ti aspetta nel garage al piano di sotto. Ehi, cacciatore! Il fantasma nella testa mi ha detto di aiutarti a trasportare un trabiccolo di Iridium fino a Roland's Rest. Ci sto, ci sto. Ti aspetto qua fuori. Fai con calma. Ho un paio di dischi. Oh sì, Digby Vermouth. Un classico. Quando ti dicono fai con calma, ragazzi, bisogna esplorare. È proprio il momento che ti dicono, oh, ok, vai a cercare le cose perché ti sei dimenticato robe. Ci sei? Andiamo allora. Beh, ogni tanto ci faccio anche, eh. Ah, così che ce ne scappiamo con il nucleo, il reattore. Il nucleo no, però ho letto reattore, mi è venuto in mente il reattore nucleare. No. Associazioni... Merdaccia! I banditi ci hanno trovati! Via, via, via! Oddio ragazzi, sta musichetta sotto non vi ricorda Lupin? Dobbiamo contrattaccare! Sta musichetta è un po' così chill. Non ci sta proprio in questo tipo inseguimento. Vabbè. Beh, siamo armati fino ai denti, raga. Non credo che sarà un grosso problema a scappare. Che gioia!
Ti consiglio di non avvicinarti troppo. Da dentro sono ancora più brutti. Storia lunga. I banditi adorano i formiragni spiaccicati. Così, per dire. Grazie, Vaughn. Sempre importante saperlo. Facciamoli fuori. Allora, noi ragazzi siamo a un bivio in realtà. Siete nel posto sbagliato, teste di legno. Noi potremmo ucciderli oppure scappare come pazzi. Però il problema è che abbiamo un'auto che è veramente lenta. Veramente, cioè vado più veloce con la bicicletta. Schiaccia quel pedale con tutto il tuo peso. Non fermarti. Comunque ragazzi, se ci pensate, Vaughn è stato tutto il gioco in mutande. Cioè io pensavo che fosse in mutande perché l'avevano rapito. No, a lui gli piace proprio stare in mutande. Ah, casa merdosa casa. Ah, che poi questo, ragazzi, non era quel punto in cui siamo stati all'inizio del gioco? Io, cacciatore, ehi, devo proprio dirtelo. Di cavalcate pazze ne ho fatte, ma come guidi tu? Non ce n'è per nessuno. Per capirai. Nessuno! Quindi, niente di quando che. Vuoi farti un giro, un viaggetto, basta che me lo dici, ok? Che figata! Scusa, mi sono fatto prendere dall'emozione. Comunque... noi terremo d'occhio il Trichéballaché e Piano e raduneremo le truppe. Quando Lilith ce lo ordinerà, partiremo. Ah, puoi dire alla signora del cervello di non leggermi i pensieri tra le 8 e le 11? È il momento dei pensieri speciali, quello. Oddio ragazzi, mi ha ricordato un mio amico che faceva pensieri speciali sempre dopo pranzo, dopo colazione e dopo cena. Mamma mia. Comunque ragazzi, abbiamo sbloccato. Oh, questo coso leggendario. Allora, è molto meno di capacità scudo, ma guardate quanta roba ci dà. Immunità alle radiazioni e fa danno col corpo a corpo. Goloso. Abbiamo posizionato l'amplificatore d'Iridium di Tannis e gli uomini di Vaughn sono pronti a muoversi. È l'occasione migliore che avremo per colpire i Calypso. Messaggio in arrivo da... dai Calypso? Dai, facciamoci due risate. Salve colpito merda! Date un'occhiata! Guardate fuori dalla finestra! E preparatevi perché sta per esplodervi la testa! Dove, ragazzi? Ma è il potere di Troy! Poteri divini, puttanelle! Quelli che ha rubato a cosa? Siamo nella merda! Ma Balex risolverà tutto! State tutti bene? Non vale! Come ha fatto a usare il blocco di fase sulla luna? Wow! Che diavolo sta succedendo? È la luna, razza di citrulli! La chiave per la grande cripta è sempre stata davanti ai vostri stupidi occhi! L'idea era di prosciugare abbastanza creature delle cripte e poi caricarla, ma voi siete stati così gentili da portarci quella stupida sirena Maya e adesso Troy può usare l'Iridium! Basta caricare bene Elpis e la grande cripta si aprirà. Oh, io Cristina strizzo Verena. Per bene il mostro e... beh, diventiamo dei! Vi inviteremo da noi per festeggiare, ma sapete com'è? È una cosa di famiglia. Ci vediamo alla fine del mondo! Sì, che poi... sì. O forse faccio ancora in tempo a entrare negli FDC! Ma magari, così esplodi! Sistemata, Clattra! Lilith, dobbiamo impedire a Troy di aprire la grande cripta, ma finché si alimenterà con l'Iridium sarà praticamente invulnerabile. Esatto, stavo dicendo quello, ragazzi. Dovremmo chiudergli il rubinetto. Quando Tannis avrà eliminato le sirene con l'Iridium tu guiderai l'assalto da terra. Aspettavo questo momento. Chi ha voglia di morire può prendersela con Tyrene e Troy. Zane, soffio mortale Flint al tuo servizio. Ava, te la senti di aiutare il cacciatore della cripta? Gli dobbiamo andare sì? A chiudere i rubinetti. Sicura, sicura? Avevi ragione. Dobbiamo buttarci in mezzo alle fiamme. Andiamo, forza. Dobbiamo buttarci, lei non ha fatto niente. Preparati e fa gli ultimi saluti. Oh, gli ultimi saluti addirittura. Passa da me prima di scendere in superficie. Hai trovato il mio amplificatore di Iridium. Ottimo lavoro. Ok, ragazzi, siamo alle strette finali.